Ragazzi, prima di iniziare vi volevo ricordare che domenica 16 settembre sarò presente al Modena Nerd insieme a tanti altri amici youtuber, quindi vi aspetto anche per giocare a FIFA. Trovate comunque tutte le info in descrizione. Sono veramente contento. Sono le 11 e mezzo di sera e sto provando FIFA 19 per la prima volta. Ogni anno faccio questa tipologia di video, io ve lo dico subito. Se questo video arriva a 30.000 mi piace, ci sarà una live, uno spacchettamento selvaggio in anteprima, quindi dai quei like. Ma banda le Ciancio, oggi siamo qui per vedere tutte le novità come la Champions League e le altre che hanno introdotto e vi dirò appunto le mie impressioni, come facciamo ogni anno. Sono strafelice, il viaggio non ve lo porterò perché lo porteranno tutti, comunque se lo volete, prima di arrivare almeno a 35.000 mi piace entro stasera e magari ve lo porto alle 8. Andiamo subito a calcio d'inizio, già qua hanno cambiato un pochino tutta la grafica, può giocare solo UEFA Champions League al momento. Tutte buone squadre. Vabbè, prenderò la Roma. Facciamo Roma-Real Madrid, che sarà. Siamo in Champions League, giustamente. Ok, questo è il nuovo modo per fare le formazioni. Belle, le tattiche l'hanno migliorate tanto. Ovviamente, leggenda. Ah, già che sento la musica della Champions, mi fa stare bene. Madò, che figata. Poi bisognerà vedere in-game effettivamente come è strutturata sta competizione, se ci sarà anche online e tutto. I volti sono ulteriormente migliorati e questo mi può far solo che piacere. Vabbè, poi questi sono i giocatori più importanti come Ramos, eccetera. È molto spettacolare l'entrata in scena. Sembra quasi PES. Kluivert è fatto malissimo. Però i giocatori più rappresentativi sono fatti bene. Vabbè, no, da Roma tipo pochi sono fatti bene. Però Florenzi ad esempio è fatto molto bene. Però FIFA non è mai stata tutto sto granché per quanto riguarda le facce, eccetera, ma il gameplay è quello che conta. Però devo dire che i giocatori del Real Madrid sono fatti tutti molto bene. Ok, già ha fatto delle cose che non so. Forse ho i tasti. Ok, queste sono le skill. Perché me la passa? Questo, che cos'è? Hanno migliorato la cosa del palleggio. Ecco che cos'è. Praticamente quando si preme R3 fa subito il palleggio. Così. Ottima questa cosa, ti fa vedere il giocatore che va a pressare. Ripartiamo. È tutto solo under. Dai, era di nuovo per Pastore. Prova a skillare Pastore, molto bene. Per Kluivert! Che palo! Sento il gioco migliorato, devo dirti la verità. Cioè, la prima impressione è ottima, mi piace. La sensibilità, i tocchi sotto. Le skill sono leggerissimamente cambiate. Non so se in peggio o se in meglio. Anche Pastore dovrebbe avere 4 skill. No, ho preso un gol di schifo, dai. Vabbè, raga, 1-0, non so, gioca un po' a caso. Bella. Penso sia una delle cose che mi piace di più di sto FIFA è la difesa col corpo. Ma i cross sono buggati? I cross sono buggati, mi sa. Due cross, due gol. Niente. Ok, giochiamoci l'altra partita dei gironi, ovvero la Juve contro il Manchester. Abbiamo provato un attimo il gameplay in generale. Voglio provare le skill e anche qualche cross, perché mi sa che i cross sono buggati. Curiosissimo di provare la Juve. Le skill sono cambiate un po' all'inizio, raga. Vediamo se c'è ancora questa, ok. Mi piace moltissimo il fatto che si possa palleggiare. Ah, voglio provare i cross, che secondo me sono buggatissimi. Bello. Proviamolo. Hanno cambiato tutti i cross. Cioè, hanno cambiato. Sono più belli i cross. Proviamolo quello alto. Buono! Bello, bello, bellissimo il controllo palla. Pjanic. Oh, un ottimo! Io non ho ancora capito la cosa del doppio tiro, eh. E tipo c'è la possibilità di fare un doppio tiro a quanto ho capito. Esatto, quello lì. Proviamola adesso. Eccola! Ok. Ah, pareggio, non ci stanno neanche i supplementari su sto FIFA. Bello. Cosa bella e interessante è che a quanto ho capito si segna una vittoria, una sconfitta e le vittorie, i pareggi e le sconfitte. Non so se quando si riavvia il gioco te le segna ancora. Ah, ecco, vedi, il pareggio te le segna tutte, le ultime 5 partite te le segna tutte. Beh, buono, così uno vede come migliorarsi. Cioè, se io passo la palla a Neymar e voglio subito fintare, fa altre cose. Si allunga la palla, che non è male, però è cambiato semplicemente. Non mi piace proprio sta cosa dell'ottimo tempismo, il doppio tiro. Io sono abituato ai soliti FIFA che i soliti FIFA era. Non erano così, erano che te prendevi e tiravi. Adesso c'è praticamente un dream shot autorizzato. Belle le finte.
su migliorare, soprattutto nello stretto. Quindi nel primo tempo la l'IA del computer è migliorata, anche a difficoltà leggenda lo sto trovando relativamente difficoltoso e la cosa non può che farmi piacere perché sono partite tirate. Probabilmente, ragazzi, sono l'unico youtuber che vi porta la demo a difficoltà leggenda, questo per farvi vedere anche poi la difficoltà del gioco e il tutto, anche perché si capisce meglio, sennò sono tutti bravi a difficoltà facile e non ti gusti poi com'è fatto veramente il gioco, perché poi io considero FIFA, insomma, gioco particolarmente al FUT Champion, che so dei mostri. Quindi per vedere realmente poi il gioco come è fatto, cosa si può fare, quali skill si possono fare, tipo questa, come si può giocare, come scattano i giocatori. Vedete qua, mi sono bloccato ad esempio perché non capivo a chi passarla, perché erano tutti coperti. E il FUT Champion è anche questo, cioè i giocatori sono bravi, ti coprono ovunque. Quindi bisogna capire le tattiche di gioco da utilizzare. Insomma, è un altro tipo di FIFA, un FIFA un pochino più competitivo. A me piace quello perché mi piace il gioco e lo porto così. Bella Neymar. Io ci provo. Mamma mia. Peccato, gli ha tolto. Però vedete, delle cose si possono fare anche con giocatori skillati. Madonna, che gli avevo fatto? Prima di aprirlo così, Neymar, bene, Neymar! Non è andata. Niente ragazzi, un altro 0-0. La voglio spulciare per bene sta demo. Belli, gli scontri sono bellissimi, gli scontri spalla a spalla. Poi vanno sti passaggi che ti metti le mani nei capelli. Ma questi scontri sono fantastici, raga, proprio con una prepotenza. Tottenham è squadra fisica, quindi buono. Guardalo, guardalo. Finalmente, direi, finalmente le statistiche di passaggio contano. Che chi non ha molto passaggio deve stare attento a fare i passaggi, finalmente, cioè più degli altri anni. Bella sta apertura, dai raga, forse c'è il primo gol. E non ho fatto col trucchetto, ho fatto come se gioca di solito. Ha segnato Son, e chi se non lui. 1-0. Bene. Ho carburato, adesso ho capito come funzionano le meccaniche. Molto bella. Apertura, classico gol, stile FIFA. Boom. Di esterno la va a prendere, ma vabbè. Son, destra e sinistra, segna sempre. Bello. Allora, su FIFA, ricapitolando, conta molto il fisico. Contano molti i passaggi. Tipo, guardate. Lo sapevo. Lo sapevo, molto più degli altri FIFA contano i passaggi. Che ho fatto apposta con Kane quell'apertura, sapendo di non riuscire con Kane, perché non ha molto passaggio, ovviamente non è Eriksen. Mi piacciono tantissimo gli scontri corpo a corpo, la pressione. Due cose non ho capito, i tiri e la stamina, che credo sia rimasta uguale. La stamina, mi ha segnato intanto. Bel gol, tra l'altro, e l'ha fatto di fisico, non so se avete notato. Cioè proprio di cattiveria di fisico. Bella stazione. Peccato. Premo sto cross. Teso. Troppo presto, vedete? Io sono abituato a preme e a preme. Io non segnerò una volta di testa. Che belle le aperture, madonna. Anche le skill sono buone. Oh! Bah, non l'ho capito. Perché non mi ha fatto tirare prima. Non l'ho proprio capito. Dai, stavo a segnare però. Io mi voglio ripiare la Roma contro il Borussia. Voglio riprendere la Roma perché sinceramente non mi era dispiaciuta. Bellissimo! 1-0. Ancora non ho capito i tiri buggati, che qui ho provato a fare il tiro buggato. Non l'ha fatto però. Mi piace come si muovono i calciatori, mi piace troppo. Bello questo! Dai! Molto più tecnico in questo gioco, Provala, bella il Sharawi. Bella! El Sharawi! Fa doppietta! E vai così! L'ha intortato il difensore. Gran gol! Che gli ha fatto? Bella! Ecco, questo qui era il tiro quello segreto, perché qua l'ho premuto giusto, infatti il tiro è andato perfetto, cioè imparabile. Non so quanto sia un bene o sia un male verso per FIFA. Ragazzi, ancora gioco a leggenda, lo so che qualcuno nei commenti dirà: no Dex, hai cambiato difficoltà. No ragazzi, sto sempre giocando a leggenda. Semplicemente dopo 4 partite uno riesce a capire le dinamiche nuove. Dagliela. Proviamo così. Vedi? Vedete?
Stavolta l'ho cliccato male, ma ha fatto un tiro schifoso. Il problema è che come te lo impari? A forza di giocare. Ragazzi, mi faccio l'ultima, così ho preso più o meno tutte le squadre a parte il Manchester United. Devo provare il Real Madrid, che mi sembra una squadra, a parte la perdita di Ronaldo, comunque fortissima e migliorata anche. Vi dirò perché Kroos, ad esempio, l'hanno migliorato tantissimo nella velocità, e non è poco. Marcelo, gli hanno messo 5 stelle abilità, poi fa ste cazzate e non gli è data retta, perché so io. Bella. Prova a dargliela. Ok, ok, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Gare! Bale! 1-0. Bene, così. Ho provato anche il cross e ci sta. Bello, bello il cross. La volevo proprio così e è arrivata così. Hanno tolto una cosa, ragazzi. Cioè, almeno adesso non me le fa mettere. Attacco totale, queste cose qua. Difesa, non c'è più. Al momento. Poi non lo so, magari è buggata la demo. Perché forse mi sa che prima l'ho fatta. Gareth Bale prova un cross insidiosissimo. Occhio ai cross quest'anno, raga. Occhio veramente ai cross. Vabbè. Non ci credo come si cagano i gol se fai troppo presto. Allora, il dream shot l'hanno tolto, raga. Io adesso ho fatto il dream shot. L'hanno tolto. Questo era un dream shot. Hanno fissato il dream shot, semplicemente. Hanno messo quella cosa là. Sarà difficile all'inizio abituarsi, perché ho fatto un anno di dream shot. Raga, questo è un video serio. Poi inizierò il Road to Prime Division, come si chiama, con i cazzoni, cioè fammi i cazzoni con la Liga Cinese, Lavezzi, Hulk, Baggatoni Supremi, cioè, non è che so fare il maestrino. Solo in questa demo mi fa piacere portarvela a sta difficoltà, come ho fatto anche con la demo dell'anno scorso, per sviscerare al meglio il gioco e capire tutte le dinamiche, le prospettive e i nuovi meccanismi, tipo questo. Spero vi possa far piacere. Adesso ho fatto ottimo tempismo, però ho fatto un tiraccio con Casemiro e le bombe da fuori area ce l'ha. Bale sulla velocità. Bale, vedi? Salta troppo presto e mi ha fatto un tiraccio. Poi non è sempre lo stesso tempismo. Mi spiego, il tasto da premere per il tiro mi pare che cambi di giocatore in gioco. Cioè, non di giocatore, di posizione, secondo me. È una specie di quick time event. Bah. Allora, ragazzi, il tiro nuovo, ve lo dico, non mi piace per niente. Cambia il modo di giocare e di tirare. Però il gioco mi piace. Il gioco mi piace, lo trovo migliorato. E non vedo l'ora di metterci le mani già in anteprima, tra pochissimi giorni. Iscrivetevi al canale, lasciate tanti like se questo video vi è piaciuto. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Io sono felicissimo, vi mando un abbraccio e un salutone. Ciao gente!